pronti, via per la finale dei 400 metri stile libero. È la gara che contende alla corsa dei 5 km il primato delle emozioni. Deve decidersi qui la consacrazione di un sorgente Zatopek del nuoto, il francese Boiteux, che due giorni prima ha battuto il record olimpiaco. Oggi i grandi della specialità gli danno battaglia senza quartiere, soprattutto l'americano Cano. Negli ultimi 100 metri l'americano ha avuto un recupero, negli ultimi 10 si scarica. Boiteux ha vinto. Un uomo rompe i cordoni della giuria, si tuffa vestito per abbracciare il figlio. Non l'ha sfiatato la gara, ci riesce l'amore paterno. Boiteux, 19 anni, studente, ha battuto anche Boiteux polverizzandogli il primato dell'antivigilia. Un sole mite già d'autunno risplende su Helsinki, dà l'addio alle Olimpiadi. Emette una luce di malinconia mentre pareva gioiosa, lucente, la pioggia del giorno inaugurale. Scenderanno queste 70 bandiere. I marinai del Proteo reimbarcano gli attrezzi che avevano portato qui, avanguardia degli atleti. E per i 5 studenti italiani è finita l'entusiastica vacanza. Non eccelso, ma non deprimente il nostro consuntivo. Il quinto posto tra le nazioni, 8 medaglie d'oro e 9 d'argento. E onesti, sa bene che potevamo conquistarne di più. Tra 4 anni torneremo in gara. Bastano per prepararci, se sapremo volerlo.